Antonio Conte può accennare un sorriso. Il Napoli sta chiudendo l'affare, a giudicare dalle dichiarazioni che sono state fatte pubblicamente. Il Napoli di Antonio Conte ha già debuttato per la stagione 2024-25. Per quest'anno, infatti, a causa della classifica dello scorso campionato, la formazione partenopea dovrà guadagnarsi fin dal primo turno l'avanzamento in Coppa Italia. Perciò ha anticipato l'apertura delle porte dello stadio Maradona alla notte di San Lorenzo, durante la quale ha trionfato ai rigori contro il Modena. A pochi minuti dal fischio iniziale del match, è intervenuto ai microfoni di Mediaset anche il nuovo direttore sportivo azzurro, Giovanni Mann, ormai al lavoro da mesi per la costruzione della squadra del futuro, guidata dal tecnico leccese. Il DS ha risposto in merito a vari interrogativi di calciomercato che mantengono vigile l'attenzione anche dei tifosi. Urgono movimenti nel breve tempo per definire la rosa, soprattutto in avanti, dove la situazione legata a Victor Osimhen è complessa, da separato in casa. Il dirigente ha commentato in particolare le indiscrezioni in merito alla trattativa col Benfica per David Neres, attaccante brasiliano classe 1997, è del Benfica, è forte. Noi seguiamo tanti giocatori, ci vorrà tempo per capire le opportunità più funzionali alle nostre esigenze. Napoli. Si sblocca l'affare in attacco, lo annuncia il tecnico. Secondo le informazioni che arrivano dal Portogallo, l'affare fra Napoli e Benfica si sta delineando a tal punto che il tempo, di cui parlava il DS Mann, potrebbe essere giunto. Il Napoli avrebbe proposto circa 25 milioni di euro e si cercano dei bonus d'incontro per avvicinarsi ai 30 milioni di euro che chiedono i lusitani. A sua volta il brasiliano avrebbe un accordo con gli azzurri per un quinquennale da 3 milioni di euro di ingaggio all'anno. La svolta sembra comunicarla il tecnico Roger Schmidt, il quale non ha inserito Neres nella lista dei calciatori convocati per prendere parte alla sfida di campionato contro il Famalicão. A domanda diretta sulla decisione, l'allenatore ha risposto con sincerità, il giocatore sta parlando con colloqui concreti con il nuovo club, le due società sono in contatto e ho bisogno di giocatori che si impegnino al massimo. Per questo non è stato convocato. Ciò significa che la volontà dell'attaccante è piuttosto chiara e col suo atteggiamento contribuisce a trasferirla chiaramente al club, affinché avanzino nella direzione necessaria col Napoli per trovare la quadra e realizzare l'affare.